Siamo con Gabriella Orefice, cosplayer internazionale, nonché architetto e curatrice del padiglione Asian Village al Napoli Comic Con. Allora Gabriella, vorremmo sapere l'affluenza e la partecipazione dei ragazzi, sia i dilettanti che i professionisti, non solo al Napoli Comic Con, ma alle gare in genere dei cosplayer. Come... Io sono cosplayer dal 2006 e il mio primo cosplay l'ho fatto proprio qui a Comic Con. L'affluenza ovviamente ogni anno è sempre maggiore. Ovviamente abbiamo diverse gare, sia quella dell'Euro Cosplay proprio di oggi, quindi è una gara fondamentalmente per chi vuole andare un po' oltre, no, quello che è il classico divertimento da cosplayer, quindi andare a fare gare a livello internazionale. E poi vabbè, abbiamo la gara della domenica, che invece lì proprio ci si diverte proprio a 365. Dice che domani sono iscritti 400 ragazzi. Sì. Ovviamente da anni, ormai sono 10 anni che sono in questo ambito e vedo che comunque il livello cresce sempre di più. Ed è anche per questo che ci sono tante gare internazionali, anche che selezionano proprio in tanti paesi per poi andare a fare la finale in un punto X del mondo. E per esempio più o meno il sabato qui a Napoli abbiamo grosso modo sempre i soliti intorno alla ventina, va? Perché appunto è un metro di giudizio questo dell'Eurocosplay molto particolare, che dà molta importanza al costume, quindi la maggior parte dei cosplayer tante volte danno molta più importanza all'interpretazione, quindi casomai il costume viene commissionato. E altre volte invece sono proprio cosplayer stessi che li realizzano. Quindi ecco perché sembrano pochi, ma proprio perché la richiesta è che tutto il costume sia fatto dai partecipanti, e allora solo chi si vuole proprio buttare nella mischia, quindi cioè deve saper rispondere a tutte le domande, deve curare tutto, quindi i cosplayer che fanno queste gare devono avere anche un bel po' di faccia tosta, insomma, come si suol dire, no? Prossimo tuo personaggio? Dei prossimi... Io con il lavoro ne sto facendo sempre meno. Ricordo che all'inizio ne facevo quasi 10 all'anno, adesso sì e no 3, quindi però sto terminando Merida di Brave, del film Disney Pixar, ma giusto per andare in giro. Ormai io di gare credo che non ne faccio molto. Il lupo perde il pelo, ma non il vizio, mai. Perché mi diverto almeno a farlo. La gara è una cosa secondaria, fare il costume, interpretarlo è... Infatti. E quel po' di teatro che abbiamo tutti quanti dentro di noi, poi a Napoli, il carnevale. Grazie Gabriella, ciao, alla prossima.